Bene, salve, un caloroso benvenuto da parte mia, miei cari amici. Sono un docente di contabilità presso l'Università di Economia e Commercio a Vienna e ho iniziato a parlare molto apertamente di deficit e problemi nei nostri sistemi monetari nel mese di ottobre 2008, appena dopo il crollo della Lehman Brothers. Era una discussione pubblica e accanto a me c'era un ex cancelliere, Frank Arelandischi, ed era veramente scioccato. La maggior parte delle persone non capiscono i problemi che ci troviamo ad affrontare e forse sapete del Venus Project, sapete del Free World Chart Organization, conoscete forse i libri e le storie di Gene Roddenberry, Star Trek, dove si vive in un mondo senza denaro. Vi dirò, è possibile. Ma il problema che stiamo affrontando è come ci si può arrivare. Tutto ciò che dobbiamo sapere è che questo succede nella nostra mente. Dobbiamo premere i giusti interruttori e poi troveremo la via. Vi darò alcuni suggerimenti e indizi per farlo voi stessi. Prima di tutto, cosa c'è di sbagliato con i nostri soldi? Molte persone sembrano credere, ok, abbiamo una crisi finanziaria. Diamo un bel taglio alla spesa pubblica, ripaghiamo alcuni debiti e torniamo al lavoro come al solito. Questo non è possibile. Perché? Perché il denaro non è un valore positivo. Il denaro è inventato dalle banche. Se vai in una banca per ottenere un prestito, non ti danno i soldi che stanno nelle casseforti della banca. La banca che fornisce il prestito non ha i soldi. I prestiti dalle banche, questo è denaro che non esiste, viene creato. È creato dal prestito. È caricato con un interesse. E questo è uno dei nostri maggiori problemi di oggi. Perché quando le banche concedono un prestito, lo fanno con denaro che non esisteva prima. Non era già esistente, è inventato dal nulla, ma poi in realtà le banche lo vogliono indietro e con gli interessi, e questo è il problema, perché il denaro per gli interessi non è stato inventato. All'inizio, ai vecchi tempi, qualche migliaio di anni fa, la gente usava bovini o pecore come denaro e poi, se prestavano un gregge, lo restituivano con i vitellini appena nati. Questo era il cosiddetto interesse naturale. L'interesse naturale cresce di per se stesso, quindi possiamo restituirlo. Nessun problema con questo. Ma se usiamo delle monete d'oro o denaro di carta, questi non fanno figli. Così le banche creano il denaro, solo il prestito e mai i soldi per pagare gli interessi. Ed è qui che inizia il problema, perché i soldi per l'interesse non esistono nel nostro volume monetario. Quindi questa è la radice della cosiddetta concorrenza nell'economia reale. Dobbiamo lottare uno contro l'altro per togliere i soldi gli uni agli altri, per ridarli di nuovo indietro, per darli alle banche come interessi. No, indietro è la parola sbagliata, infatti. Così si sa e si capisce che i soldi che usiamo oggi non hanno alcun valore in sé, sono completamente senza valore. È cartaccia. Numeri, bit e byte nei computer, ma noi lo trattiamo come se si trattasse di monete d'oro. E questo è un ulteriore problema con cui abbiamo a che fare, perché le banche richiedono un corrispettivo da parte dei clienti. Loro in se stessi non hanno nessun valore. Offrono bit e byte e fogli di carta, ma poi si portano via la tua casa, la tua auto, la tua proprietà se non dai loro indietro i soldi con gli interessi. Mentre i soldi per gli interessi non sono mai stati creati. Ora, se noi non possiamo rimborsare il capitale, si perde la garanzia e questo è ciò che noi chiamiamo esproprio. Voi lo sapete dal pignoramento, un problema di oggi negli Stati Uniti. I nostri soldi senza valore sono in realtà un circolo vizioso. Diamo un'occhiata ad una banconota del Regno Unito. È molto divertente quello che si può leggere qui. La Banca d'Inghilterra scrive: "Prometto di pagare su una banconota da 10 sterline. Mi impegno a pagare al banco su richiesta la somma di 10 sterline." Ok, dai 10 sterline ricevi 10 sterline. È un circolo vizioso.
Ora, se tre persone nel nostro sistema attuale vogliono vivere bene e amano i soldi, possono farlo. È perfino legale. Come farlo? Devono essere clienti, ma di diverse banche. E quindi uno di loro inizia il gioco portando un conto da 100. Il signor B al signor A. Il signor A non ha i soldi, richiede un prestito alla banca. Perché la banca dovrebbe concedergli un prestito? Oh, ha una garanzia, ha un diritto. Il debito con il signor C. Il signor C non ha i soldi nemmeno lui. Chiede un altro prestito da un'altra banca diversa, ma ancora una volta ha una garanzia, un debito di 300. È un debito con il signor B, ma il signor B ancora una volta non ha i soldi. Lui li ottiene dalla banca come prestito e ora il gioco va nel turno successivo, il debito di 400. Questa è la nostra crescita, economica alla radice di questo circolo vizioso. Dobbiamo costantemente rimborsare alle banche denaro che viene creato come credito con interessi e poi di nuovo fare ancora più soldi con cui poter vivere. E questi soldi che ci servono per vivere devono crescere in modo esponenziale per l'interesse sottostante, che anche lui cresce in modo esponenziale. E questa è infatti la radice del nostro problema nel sistema attuale. Ora, come possiamo risolvere? Questo ha a che fare con un modello mentale. Il denaro non è qualcosa che viene da scienze naturali. È un'invenzione sociale, è un contratto sociale, una costruzione. Se tutti noi, persone in tutto il mondo, siamo d'accordo, allora possiamo cambiare. Ma dobbiamo essere un numero veramente grande. È molto difficile cambiare il sistema monetario se si è un gruppo di 3 o 4 persone. Quel che è veramente importante dire oggi è che la democrazia inizia con un sistema monetario democratico. Perché quello che sta accadendo proprio adesso è che la maggior parte delle nostre leggi più importanti sono già infrante dai politici. Solo perché hanno paura. Hanno paura, sono spaventati a morte. Solo una minoranza di politici capisce questi problemi e non osa parlarne. Sono scioccati. E ora stanno infrangendo tutte le leggi e tutte le regole solo per mantenere viva l'illusione del funzionamento del nostro sistema monetario. Ma ora la democrazia è in pericolo, come vediamo in Grecia e nel giro di poche settimane in diversi altri paesi. Quindi dobbiamo cambiare. Dobbiamo togliere alle banche private il potere di creare denaro e dobbiamo farlo dall'interno della popolazione. La democrazia deve creare la moneta. Ora, come dovrebbe suonare una nuova definizione del denaro? Il denaro è una regola per ridistribuire i beni e i servizi tra le persone. Ora, ogni economia ha due problemi diversi, la produzione e la distribuzione. Ora il problema è che dobbiamo collegare questi due diversi problemi con il sistema monetario. Se lavoro nel processo di produzione, guadagno soldi e questo è l'unico denaro che posso spendere nel processo di distribuzione. Ma se la mia impresa fallisce, perdo il mio lavoro e allora non posso comprare cose da altre società, procurando problemi anche a loro. E questo è quello che chiamiamo il ciclo di produzione, un circolo vizioso che mette a repentaglio la nostra economia. Non bisogna confondere questi due diversi problemi. La produzione è qualcosa che possiamo fare in modo cooperativo, in modo sostenibile, in modo ecologico, e la distribuzione dei beni e servizi è un problema completamente diverso. Questo è qualcosa che la democrazia deve decidere, è un problema politico. La mente delle persone può concepire diversi tipi di dare, di presentare le cose, di dare e prendere o dare solamente. È qualcosa che dobbiamo sperimentare con i nostri sentimenti e non sempre con la matematica. Di solito siamo presi in una doppia transazione.
in un'operazione binaria. Se voglio qualcosa da un'altra persona, questa persona può insistere sul fatto che io gli dia subito qualcosa di pari valore. Oggi, nella maggior parte dei casi, è il denaro. Se mi piace tenermi il denaro al momento, poi molto probabilmente l'operazione non può essere portata a termine. Ma che cosa abbiamo oggi? Abbiamo i social network. Questa è la nostra nuvola di possibilità combinate, il nostro social network, e ora se ci colleghiamo con la nuvola, allora possiamo liberarci dalle nostre transazioni binarie. Così ora se ho bisogno di qualcosa che un'altra persona ha, questa persona può darla a me, depositare nella nuvola un valore positivo sul conto, io vado in debito, in seguito posso ripagare con i miei propri beni e servizi. Questo è qualcosa che può essere fatto facilmente, oggi con internet, con le nostre banche dati che sono già disponibili. E quindi ci sarà la prossima nuova definizione del denaro, molto importante se lo si considera. Saprete quello che voglio dire. Che cos'è il denaro oggi? Se voglio qualcosa dalla società, dovrò spendere soldi, e se faccio qualcosa per la società, io ricevo denaro. Quindi possiamo dire che il denaro non è altro che un'interfaccia utente. Il denaro è un'interfaccia, è l'interfaccia tra l'individuo e la società. Ma l'interfaccia è un software, non è hardware. Non sono monete di duro oro fisico, è software. E il software è flessibile, il software può crescere, un software può avere diversi comportamenti. Oggi scriviamo software utilizzando oggetti, tecnologia orientata agli oggetti. E oggetti software hanno un comportamento, questi oggetti possono imparare, possono cambiare il loro comportamento. Siamo in grado di creare diversi sistemi monetari per ogni singola persona che si inserisce nella vita personale e nella fase di sviluppo. Che cosa faremo nella fase successiva? Le interfacce utenti oggi sui vostri laptop e computer sono personalizzabili. Si può scegliere su Linux se usare KDE o GNOME e si può cambiare il colore della finestra se si utilizza Windows. E questo è il modo in cui tratteremo il denaro in futuro. Tutto ciò che è reale, dall'economia reale, fatti concreti, risorse, conoscenze, competenze, servizi, beni, staranno nella parte retrostante, nel database, dove verranno trattate, dove saranno indicizzate e poi arriva il sistema monetario e il sistema monetario è solo la parte antestante, è solo la parte anteriore che può essere regolata per adattarsi alla vita personale di ogni individuo. Quindi il denaro è la parte anteriore, non quella posteriore. Questo è qualcosa che abbiamo confuso. Questo è un errore, uno sbaglio che molto spesso accade nello sviluppo del software. Si implementa qualcosa sul lato back-end che in realtà starebbe meglio posizionato sul lato front-end. Con i soldi è lo stesso, perché il denaro è solo un ponte per raggiungere beni e servizi nella parte retrostante. E i soldi devono adattarsi alla nostra vita personale e alla fase di sviluppo. E adesso abbiamo, per la prima volta nella storia umana, la possibilità di attuare sistemi individuali che si adattano alla vita personale e non il contrario. Non cambiare le persone per farle adattare ai sistemi, ma fare dei sistemi che si adattano alle persone. E questo è quello che cercheremo di fare in futuro. Il denaro è l'interfaccia utente tra un individuo e la società. Lavoriamo insieme, cambiamo il gioco per la libertà di scelta dalla nostra interfaccia utente sociale e questa sarà la società 2.0. Benvenuti nel futuro.